L'acciaio, il cemento, i mattoni e gli altri materiali hanno ciascuno una loro propria natura e, si potrebbe dire, un loro proprio ordine. Se io potessi chiedergli: cosa ti piace, mattone? Il mattone risponderebbe: mi piace un arco. E cercando di spiegarmi perché ad un mattone piace un arco, comprendo che la trave dei mattoni è un arco. Se invece parlate all'acciaio, egli vuole dirvi quanto è forte. Per questo i collegamenti, le giunzioni, sono così importanti nel materiale acciaio. Si deve fare in modo che essi siano qualcosa di bello, di altamente decorativo, di cui l'acciaio possa giustamente andare fiero. Che un architetto deve affrontare è quello di creare uno spazio entro il quale gli uomini possano vivere. L'essenziale è creare lo spazio per abitare, dormire, mangiare, studiare e lavorare. Ma in pratica è molto difficile, perché spesso le esigenze di una persona sono diverse da quelle di un'altra. Bisogna dunque che un architetto sappia con precisione ciò che la gente cerca e si aspetta. Questi desideri possono anche essere inconsci, però è necessario scoprirli e tradurli nella forma. Facendo così, un ospedale, un municipio, una scuola, una casa prenderanno una forma specifica, secondo la propria funzione. Si delinea, cioè, l'identità di ciascun edificio. Ogni edificio non deve essere però considerato come un organismo a sé stante, no? Deve partecipare della vita della città. Non deve considerarsi uno spazio privato, ma uno spazio in cui si esplica una certa attività privata, ma che partecipa comunque della città. Quindi l'edificio deve avere una struttura tale, uno spazio tale in cui ci sia la denuncia della presenza della città. Deve essere cioè un organo che collabora, che partecipa, che vive con la città stessa. Non è soltanto l'edificio individuale, ma l'insieme degli edifici che crea l'ambiente globale dell'uomo. Perciò è molto importante il loro sistema di combinazione, cioè il modo di armonizzare ogni singolo elemento identificato con un altro elemento identificato. Prendiamo come esempio la scuola. Nel passato si dava molta importanza alle aule, al luogo cioè dove il professore insegna agli studenti. Oggi invece noi cominciamo a pensare
che i corridoi sono più importanti delle aule, perché il corridoio è l'unico posto in cui non soltanto gli studenti delle diverse classi, ma anche gli studenti e i professori possono comunicare tra di loro. In questo senso, è chiaro che il luogo della comunicazione di tutta la comunità diventa importantissimo. Applicando questo principio alle dimensioni di una città, penso che si possa dire così. Ci sono molti edifici e case, uniti tramite le strade oppure le piazze. Il significato delle strade e delle piazze che uniscono le singole costruzioni diventa allora molto più importante di esse, perché nelle strade e nelle piazze noi possiamo incontrare persone che non conosciamo. Così ogni individuo si inserisce nello spazio sociale. Oggi non esiste più solo la strada tradizionale dell'epoca antica o del Medioevo. Con l'apparire delle sopraelevate e dei metrò, la strada ha preso poco per volta maggiore rilievo. È diventata tridimensionale. Il primo istinto dell'uomo deve essere stato quello della bellezza. E bellezza non significa apparenza gradevole, bensì armonia, o meglio ancora, armonia naturale. Ai fini di questa armonia, ciascun materiale, inventato o scoperto, dovrebbe venire impiegato nel suo stato naturale. L'altro istinto che accompagna quello della bellezza è la meraviglia. Se il materiale viene in qualche modo violato, tutta la meraviglia è persa. Io ho seguito il volo degli astronauti nello spazio. Mentre la Terra si faceva sempre più piccola, apparendo come una sfera di marmo azzurro e rosa nello spazio, la cosa che mi appariva meno importante era la conoscenza e la più importante la meraviglia. La conoscenza appare così piccola, ma la meraviglia appare così grande. Lo spazio, in fondo, che porta la città ad essere bella o ad essere brutta, nel senso che è bella in quanto è piacevole e consente di vivere piacevolmente, ed è brutta invece quando è malinconica, quando dà un senso di noia. Ora, la città vera è la città che ha il senso dell'attività, il senso del gioco, è vero, il senso di una continuità di vita. Io penso che non si possa distinguere il momento del materiale e il momento della città. Le qualità delle materie sono importantissime, sono fondamentali, perché la forma stessa poi è in fondo conseguente anche. Ora, mi pare che un materiale leggero come l'acciaio si presti veramente all'idea di una città in cui gli spazi debbono essere agibili nel miglior modo possibile e che possano variare col tempo e con la massima elasticità. Io sento la bellezza dell'acciaio, che mi piace paragonare a quella di un insetto, e per il suo aspetto e per la sua robustezza. Il cemento armato si può paragonare ad un elefante, ma l'acciaio senz'altro ad un insieme.
E la meraviglia dell'acciaio risiede nel fatto che esso è in grado di esprimere la sua qualità di insetto, cioè sottigliezza e forza. Io sono impressionato ed emozionato quando l'effettivo spessore dell'acciaio può essere in vista. Mi impressiona qualsiasi forma in acciaio che palesi chiaramente la sua sagoma, i suoi bordi, la sua vera natura. Per questo mi piacciono particolarmente l'inossidabile e lo speciale acciaio autoprotettivo, che oltretutto non richiedono alcun trattamento e possono esprimere a nudo la loro propria natura. Questi due edifici sportivi sono a struttura tensionale. Si tratta di due soluzioni diverse. L'edificio più distante è sostenuto da due punti, quello più vicino da uno solo. Tuttavia, entrambi valorizzano una delle caratteristiche principali dell'acciaio, quella appunto di sopportare forti tensioni. Il cemento, infatti, è stato usato solo nelle parti più basse, che debbono sostenere un forte peso. Io penso, infatti, che l'acciaio sia un materiale essenziale per l'architettura moderna, ma bisogna usarlo come acciaio, e cioè sfruttando al massimo le sue caratteristiche. Ci troviamo a Chicago, nella sede IBM, un nuovo edificio di 52 piani situato ai bordi del fiume Chicago e sovrastante il quartiere centrale degli affari, chiamato The Lab. L'edificio è stato progettato circa 4 anni fa da mio nonno Miss Van der Rohe, che giunse in America dalla Germania nel 1938 e divenne direttore dell'Illinois Institute of Technology, dove ha insegnato architettura per 25 anni. Pensando che l'architettura dovesse essere l'espressione precisa di una data epoca, Miss Van der Rohe si chiese quali fossero le forze significative dell'epoca moderna. La sua conclusione fu che lo sviluppo e l'evoluzione della scienza e della tecnologia erano alla base del nostro tempo. Egli quindi ha sempre operato di conseguenza, applicando tra i primi l'acciaio nelle costruzioni. Questo edificio, come molti altri progettati da Miss Van der Rohe, impiega acciaio come materiale strutturale. Esso è infatti un materiale eccellente per la costruzione di edifici di notevole altezza. Permette una realizzazione assai rapida e risulta particolarmente conveniente nel caso di palazzi per uffici con impianto centrale di condizionamento d'aria. Chicago, del resto, ha una lunga tradizione in questo campo. Già alla fine dell'ultimo secolo, quando un incendio distrusse in pratica gran parte della città, molti nuovi edifici furono costruiti assai rapidamente in acciaio. Quando Miss Van der Rohe, che già in Germania si era interessato ai problemi della moderna tecnologia, giunse in questo paese, si dedicò con impegno sempre maggiore allo studio sull'impiego dell'acciaio e sulla sua possibile espressione come forma d'arte, sia per edifici di grande altezza, sia per edifici di grande interasse fra i pilastri. Fu mio nonno che usò per primo la tecnica del curtain walls nei Lake Shore, due edifici per appartamenti costruiti qui a Chicago
sulla riva del lago Michigan, alla fine degli anni 40. Prima da allora, la maggior parte delle case, anche se con struttura in acciaio, veniva ricoperta all'esterno con pietre, terracotte, marmo o altri materiali pesanti. Miss Van der Rohe, per ricoprire lo scheletro, impiegò invece montanti e piastre in acciaio come telai di ampie vetrate. Sono un indiano americano della nazione dei Mohawk e provengo da una riserva presso il confine tra Stati Uniti e Canada. Noi, gente Mohawk, abbiamo lavorato come montatori di strutture in acciaio sin dal tempo dei miei nonni perché non soffriamo le vertigini e possiamo lavorare a grandi altezze. Oggi quasi tutti i nostri uomini lavorano nei cantieri delle principali città del nord-est degli Stati Uniti. Nella sola New York vi sono circa 300 indiani Mohawk che lavorano come montatori di strutture in acciaio per ponti, per edifici, per torri. Thank you.
Vi chiedo scusa se non parlo la vostra lingua, ma come i miei genitori sono nato in questo paese. Mio nonno invece era nato in Italia, a Firenze. Egli ha partecipato alla costruzione di questo ponte di Brooklyn e me ne ha parlato tante volte. Mi diceva che quando lo costruivano la gente non credeva che avrebbe retto. Tutti pensavano che il ponte non sarebbe stato abbastanza resistente per le poche automobili e le carrozze di allora, mentre oggi resiste perfettamente, con un movimento mille volte maggiore. Io che ci passo sotto ogni giorno con questo battello, mi rendo conto del gran traffico che lo attraversa, sia sopra che sotto. A New York ci sono parecchi altri ponti, più moderni, ma noi italo-americani amiamo questo in modo particolare, perché moltissimi italiani hanno lavorato come operai per costruirlo e ci appare ancora oggi come un'impresa meravigliosa. L'utilizzazione di cavi d'acciaio, che segna l'inizio della moderna era dei ponti sospesi, risale al 1830 in Svizzera. Tuttavia, il ponte di Brooklyn, costruito nel 1883, è stato il primo ponte sospeso nel senso che noi oggi attribuiamo a tale espressione. Quella di Brooklyn fu veramente un'impresa di proporzioni sensazionali e per molti anni conservò il record del più lungo ponte sospeso del mondo. Il George Washington del 1931 rappresentò il successivo più importante progresso in questo settore e insieme al Golden Gate di San Francisco rimase il più lungo ponte sospeso del mondo sino alla costruzione del Dave Razzano. Le Narrow, all'entrata del porto di New York, hanno per lungo tempo costituito un ostacolo per le comunicazioni di tutta la zona. Il problema fu affrontato fin dal 1880, ma si dovette attendere lo sviluppo di acciaio ad alta resistenza, nonché l'evoluzione di tecniche più sofisticate, perché l'ostacolo potesse essere superato. Nel 1960, la nostra società, la Hammann & Whitney, ha dato inizio alla costruzione del Dave Razzano. Con la sua campata centrale di 1299 metri e le sue 12 carreggiate su due piani, questo ponte è il più lungo e il più pesante del mondo. A mio avviso è proprio nei ponti sospesi che la vera natura dell'acciaio si palesa nel modo più completo. Il ponte sul fiume Tago a Lisbona, realizzato nel giro di soli 3 anni e mezzo, è il più grande fuori degli Stati Uniti e il secondo del mondo per estensione. Per costruirlo sono state impiegate 80.000 tonnellate di acciaio di diverse qualità. Alcune parti, le torri principali ad esempio, sono state realizzate in coltan. Le fondamenta, 82 metri sotto il livello dell'acqua, sono le più profonde del mondo.
Questo ponte rappresenta un elemento di grande importanza per lo sviluppo urbanistico e industriale della zona di Lisbona, una regione del resto che influenza tutto il Portogallo. Inoltre, il ponte facilita le comunicazioni non solo con il sud del paese, ma anche con Madrid, la Spagna e tutta l'Europa. Allo stato attuale della tecnica, ritengo che sia difficile costruire opere come questa senza usare l'acciaio. Certo, il materiale più idoneo per risolvere i grandi problemi, non solo del presente, ma anche del futuro. Spesso nei desideri della gente c'è un contenuto spirituale. In questo caso, se si vuole esprimere esaurientemente il significato dello spazio, bisogna creare anche qualche cosa di simbolico. È chiaro che quando si parla di ambiente, non ci si riferisce soltanto all'ambiente fisico, ma anche all'ambiente non fisico. È tutto questo insieme che costituisce l'ambiente totale dell'uomo. Nel passato un architetto pensava solo a ciò che è visibile, sensibile, toccabile. Ma d'ora in poi noi possiamo vitalizzare il nostro ambiente non materiale, ad esempio con il suono e con la luce. Penso ad una città nuova, aperta a tutti gli uomini, in un continuo fra vita privata e vita in comune. E la penso in costante divenire, in un continuo farsi, e alla quale ogni uomo poi porta un suo
contributo quotidiano, quale artista della vita, come dice Suzuki. E la penso con un materiale particolare, ce la penso in acciaio, perché l'acciaio mi consente di un rinnovamento continuo delle strutture urbane. Naturalmente nasceranno nuove forme, nuovi spazi, via via che si acquisterà coscienza dei rapporti nuovi che si stanno instaurando fra gli uomini di tutto il mondo.